Ciao Leone, benvenuti alla vostra lettura dei tarocchi per il mese di giugno, qui con Mandala Tarot la Stella. Ciao leoncini e leoncine, come va? Come state? Carissimi, questo mese iniziamo con degli oracoli, così vediamo che energie vi accompagnano in questo nuovo mese. Per il Leone, giugno, oh, se n'è girata una. Wow, bella. Leone, giugno, leone. Ok, leone. Vieni da un momento, torre. Dica 33. Questo è come una specie di numero angelico come l'11, l'11, il 33 è un numero maestro. Stai venendo da momento torre, vuol dire caos e conflitto, momento di distruzione o momento di liberazione per alcuni di voi. Che succede? Succede che qualcosa si è sgretolato, qualcosa è andato in frantumi, può essere un'idea, un progetto, una relazione, la fine di un lavoro. La fine di qualcosa per tanti di voi. E queste nuvole rappresentano la mancanza di chiarezza, perché ancora sapete che qualcosa è finito o sta finendo, ma ancora non si intravede l'alba di un nuovo giorno con questa nuova chiarezza del e dopo che si fa? Cosa mi aspetta dopo? Immagino vi stiate chiedendo questo in questo momento. Ma non abbiate paura perché i cambiamenti sono l'unica costante certa che abbiamo nella vita. Cambiare è impossibile non farlo perché tutto cambia, la nostra età, i momenti, i periodi, i cicli. La vita è un costante flusso e se noi ci opponiamo al flusso, soffriamo. Bisogna imparare a danzare con i cambiamenti. E io credo che questo cambiamento sia per il meglio, perché poi vi arrivano the fates, il destino. Guardate, è il numero 17 come la stella negli arcani maggiori dei tarocchi. Ed è una carta bellissima, di ottimo auspicio. Guardate, è come se il protagonista di questa carta si stia trasformando in una fattina di arcobaleno. Ed è avvolta da dei colori appunto di positività, o ricevete come un'ispirazione, o trovate il vostro centro, vi sentite bene nella vostra pelle. Infatti, vedete, è nuda perché non hai bisogno di indossare nient'altro per sentirti a tuo agio. Parla di stare bene nel posto in cui si sta e finalmente fluire. Come le stelle, come girano gli astri, così gira la nostra vita e così noi seguiamo questo flusso in sintonia. Questo è l'augurio che vi viene dopo il balsamo, dopo il caos e il conflitto. Cari leoni, e poi abbiamo Finker, no, incredibile, se la prima era 33, questa è 44. Potete andare a vedere il significato dei numeri angelici 33 e 44 perché sono lo stesso dei multipli della vibrazione del numero 11, numero maestro. Finker, io penso che ci sia comunque, vedete, ci sono le stelle anche qui. Le nuvole sembrano essersi dissipate, è come qualcuno che medita la luce del tramonto. E le stelle dell'ispirazione ci sono ancora, però qualcuno di voi è preoccupato, sì, non riesce a lasciarsi chissà quest'ansia alle spalle, potrebbe essere un'angoscia di problemi che si porta dietro dal passato o diciamo che preoccupazione anticipata del futuro, di che sarà domani. Ma abbiate fiducia perché tutti questi cambiamenti sono guidati dal destino e penso che sia per il vostro bene. Il 17 la stella è un messaggio inconfondibile. Sì. Poi approfondiamo alla fine della lettura questo thinker, questo pensatore e vediamo come risuona con tutto il resto. Vediamo i nostri divine feminine, divine masculine con questi due belli elefantini. Che energia il vostro alleato, il divino femminile che c'è in voi. Leone, giugno, chi sarà la vostra guida? Green Tara, Tara verde. E il divino maschile per il leone nel mese di giugno.
Mercurio, importantissimo messaggio in arrivo. Tra l'altro, il 29 maggio ci sarà Mercurio retrogrado, quindi attenzione, attenzione. Allora, Grintara, questa bellissima guida divino femminile Tara Verde vi dice suprema protezione, Leone. Ti dice sei protetto, le corde saranno tagliate. Wow. Che saprai andare oltre gli ostacoli e le limitazioni. Trust, abbi fiducia, abbi fede. Quindi questa è proprio verde speranza per rinfrancarvi lo spirito dal caos e conflitto che state attraversando. E Mercurio, il vostro bel Hermes, ti dice: apri la comunicazione o comunicazione aperta. Levati un peso dallo stomaco, buttalo fuori, parla con amore e sarai ascoltato. Quindi di ascoltarti prima tu e di parlare appunto con il cuore, di sentire, ascoltare la tua intuizione, ma anche cosa ti dice la tua pancia. Wow, Leone, iniziamo bene. Sì, che questi messaggi saranno ascoltati se avrai una comunicazione chiara con gli altri. Bene, bene, bene. Vediamo l'energia dei nostri arcani maggiori e minori adesso su passato, presente e futuro. Leone Giugno, da dove vieni? Come ti senti ora e verso che energia ti dirigi? Leone Giugno, presente e futuro. Leone Giugno, si è girata già sotto il mazzo. La forza, guardate un po', chi c'è qui? Un leone, non è magia? La forza è un bellissimo arcano. In questo mazzo è l'otto, ma in realtà in tutti gli altri mazzi di tarocchi la forza è l'undici, quindi appunto vedi 11, 33 e 44. Vai a vederti questa sequenza di numeri angelici, Leone, perché c'è un messaggio per te, anche lì. La forza ci parla di qualcosa che stavamo reprimendo di noi stessi. È come se la nostra ragione voleva reprimere i nostri istinti e chiudere la bocca con forza a questo leone. Oppure che qualcosa o qualcuno ci ha represso e ci ha limitato la nostra energia. Quindi, come si doma un leone? Con la forza, ma neanche per sogno. Si doma diventando leone, entrando in empatia, come faceva Circe, la maga Circe, che aveva una nel suo bellissimo tempio, doveva Ulisse a trovarla, era pieno di leoni che lei trattava come dei gattini, le obbedivano tutti con incanto, con charme, essendo lei stessa gatta leonessa, li seduceva. Con dolcezza, si chiama il gentle touch. Quindi il consiglio di questo mese è la gentilezza, di non forzare le cose, non manipolare le situazioni, ma di essere più empatico, Leone. Sì. Poi, vediamo un po', da questa carta di caos e conflitto abbiamo la giustizia. Vuol dire che era destino, è karma, carissimi Leone. Questo è come dall'energia del passato, riferito alla vostra vita personale, potrebbe parlarmi di cause legali o che state facendo giustizia nella vostra vita o cercando giustizia anche in un ambiente lavorativo. Probabilmente si sono commesse con voi delle ingiustizie. Se mi parla di cause e di conflitto, vuol dire che qualcosa era totalmente squilibrato e c'era bisogno anche di darci un taglio, perché ricordiamo, quest'arcano è dei pochissimi che ti guarda dritto negli occhi. Tutti stanno osservando altri personaggi o guardando da un'altra parte. Lei ti guarda dritto negli occhi come la Sfinge, perché è qui per domandarti: ti stai dando ciò che ti meriti? Ti dai a chi ti merita o dai troppo? Cerca di essere equilibrato. Vedete che ha una bilancia in mano e una spada e taglia. Taglia dove c'è troppo e sii giusto con te stesso. Questa è l'energia dal passato. Alcuni di voi stanno contemplando nuovi orizzonti. Il 2 di bastoni, vedete, è questo che è il mondo in mano. C'è chi sta pianificando un viaggio, chi pianifica di partire, forse per questo l'energia del thinker, del pensatore, che rimugina, qualcuno che rimugina
sui piani da fare, come qualcuno che aspetta che le barche arrivino al porto e lo portino via, da dove si trova ora. Il 2 è quasi sempre anche l'energia di dover fare delle scelte. In questo caso mi parla che alcuni di voi contemplano proprio di trasferirsi o all'estero, di cambiare paese, di cambiare città, regione. Magari per motivi di lavoro o per ragioni personali o anche di amore o di separazione o per raggiungere qualche persona che sta lontano. Leone, le energie sono di buon auspicio. Guardate un po' la regina dei bastoni e qua abbiamo fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, quindi appunto la vostra salsa. Vedete un altro leone e un gatto nero. Vuol dire che riprenderete la forza, il potere personale, il dominio della vostra vita. La regina dei bastoni è sensuale, vitale, abbondante, sa cosa vuole e sa anche come prenderselo. È giusta, attiva e, come posso dire, avvolta da questa energia sessuale e creativa, siete diretti verso una situazione di nuova abbondanza. Quindi, questo leone che prima era represso, poverino, adesso è il tempo di ruggire, iniziando, vedete, da un gattino nero, ma questo gattino nero in realtà è un leone, che vuole ruggire. E poi ci sarà da festeggiare, guarda, c'era pure il 3 di coppe solo, sì. Io penso che siete in direzione di una svolta, un importante cambiamento. Sì, vediamo cosa ci dice anche l'altro mazzo. Andiamo a chiarificare le energie. Allora, perché è uscita la giustizia per il leone, giugno? Tre di coppe. Perché è uscito il due di bastoni per il leone, giugno? Il mondo. Perché è uscita la regina di bastoni per il leone, giugno? Wow, un altro re di spade sotto il mazzo. Ok, sotto il mazzo, il 4 di spade. Sì, io credo che alcuni di voi, da questa energia di distruzione, di perdita, di caos e conflitto, stanno recuperando le proprie energie. È come se ci fosse un cuore infranto. Avete bisogno, come dire, rannicchiarvi e raccogliere le vostre energie per rimettervi su moralmente, psichicamente, fisicamente. Qualcuno di voi ha ricevuto qualche botta dalla vita e ha bisogno adesso di rincuorarsi, di ricucire i pezzi. Sì. Allora, poi abbiamo sotto la giustizia le meravigliose Pleiadi. Abbiamo il 3 di coppe, quindi se qualcuno di voi aveva una causa legale, una battaglia, probabilmente andrà a vostro favore perché il 3 di coppe è l'unione, come la celebrazione, festeggiare qualcosa di positivo che è accaduto con amici, con parenti, con i propri cari. Insomma, è come segno di vittoria, di fare festa. Quindi buone notizie, Leone. Due di bastoni, quindi sì, allora guardate un po' cosa ha in mano il due di bastoni, un mondo e poi cosa vi è uscito? Il mondo. Bisogna chiudere un ciclo. Chiudere un ciclo con il mondo per aprire uno nuovo. Esattamente, sì, un ciclo si chiude, uno nuovo inizia. Uno nuovo che sarà migliore perché siete bagnati anche dall'energia delle stelle. Il cambiamento fa paura, ecco perché ci rimuginate e nel passato avete sofferto parecchio, che ancora vi state ricomponendo. Ma è per il vostro bene perché vi farà recuperare un grandissimo potere personale e ricordatevi poi che siete protetti. E a proposito di comunicazione aperta, come diceva Mercurio Hermes, abbiamo il re di spade. Per alcuni di voi potrebbe essere un'anima gemella, quindi con un bilancia acquario o gemelli, un segno d'aria, oppure una proposta lavorativa, una collaborazione con una persona, potrebbe essere il capo, diciamo, perché questa è la vostra energia. Con una persona che è molto nobile, di ideali, di valori, una persona molto logica, molto razionale. Non prendere decisioni con la pancia, il re di spade, ma con l'intelletto, con la ragione, molto saggio e molto oculato nelle sue scelte.
E io credo che ci sia parla di comunicazione aperta, parla anche di intuizione, di ascoltare le voci interiori, ma anche magari suggerimenti di una persona di questo segno. E poi vi ricordo anche che prima, quando abbiamo visto sotto il mazzo che c'era la sforza, ve l'ho detto anche subito dopo, c'era il 3 di coppe, di nuovo è uscita anche questa due volte. 33 di nuovo. Abbiamo tante risonanze con i numeri di 11 questo mese, Leone. Vuol dire che sei in sintonia, che è destinato e che è il tuo karma che si sta svolgendo come si deve svolgere. Quindi non rimuginare su come sarebbero potute andare le cose in altro modo, perché doveva andare così. Sì. Vediamo un po' cosa ci dicono le fatine, che energie, che consigli per il leone, giugno. Abbiamo il 3 di estate, che è un altro 3, 3 di coppe, 3 volte, no, incredibile. Allora, guardatevi anche il numero angelico 333, Vergine. Che messaggi per il leone giugno? Che messaggi? Abbiamo l'esperienza, regina di autunno e il sole! Yes, baby! Allora, 3 di coppe, 3 di estate si chiama in questo mazzo, ma è la stessa identica cosa. Emozioni, guardate come fanno baldoria in un ruscello, quindi celebrerete, leoni belli, eh? Dicono buone notizie per cui festeggiare, annunci importanti come matrimoni, lauree, nascite, amici che ti stanno a cuore. Oh, finalmente! Poi abbiamo 16, l'esperienza. Questo rappresenta come la stessa energia di questa carta. Guardate come si assomigliano anche i colori, causa e conflitto. Questa è la torre negli arcani maggiori. Ti dice, abbandona, guardate, abbandona convinzioni che non ti appartengono più. Un evento importante ti cambierà la vita. Una certa situazione ti offrirà opportunità interessanti. Appunto, sotto il mondo e sotto questo bisogno di chiudere un ciclo. Poi, sotto la regina di autunno, che è, questa è una regina di bastoni e questa è una regina di danari. Quindi un altro reale dice generosa, fine, elegante e pratica. Sii pratico nell'azione, capacità di rendere tutto più bello. Un incontro con qualcuno che può aiutarti a realizzare i tuoi sogni. Meraviglioso, magari è proprio questo re, questo segno d'aria, re di spade, acquario, gemelli o bilancia, che appare in scena e porta il sole. Dice, i piani funzionano alla perfezione, idee fantastiche portano ricompense e complimenti, gratitudine per le gioie della vita. Leone, 3 volte il 3 di coppe, ci sarà da brindare, non avete proprio niente per cui essere pessimisti. Vediamo adesso un giro, l'energia dell'amore, cosa ci dice? Che messaggi per il leone? Giugno. Che messaggi per il leone, giugno. Wow, ecco qui. Allora, leone, abbiamo. Sta cadendo. Un asso di oro, un'opportunità d'oro. Quindi, gioisci. Con la giustizia. Quindi sì, ha imparato finalmente dopo questa esperienza tragica, questo fine ciclo, questa chiusura, essere giusto con te stesso. Quindi sì, la giustizia ci parla di finalmente saprai accogliere e che ti viene per destino. Quindi è anche come una giustizia divina. Prima ti è toccato, magari purtroppo, avere il cuore spezzato. E sotto abbiamo pure l'eremita, vedete, qualcuno di voi è stato solo o single a lungo, per lungo tempo. Ma ora finalmente arriva, gira questo karma e con giustizia ti porta nuove emozioni. Guardate che meraviglia. Il 10 di oro.
Una nuova comunità, una nuova vita sociale, è come l'abbondanza. Questa è la carta dell'abbondanza, del successo, della realizzazione personale, ma anche delle monete, del benessere materiale e spirituale. È una delle carte più belle, appunto, del mazzo. 10 di oro, 10, insomma, di coppe e poi hai anche il 9 di coppe che parla di successo, di realizzazione personale. E come in tutti gli altri mazzi, è come uno che mostra i suoi trofei. Riferito all'amore, quindi qualcuno di voi per giustizia potrebbe conoscere questa persona in una nuova comunità, un'associazione o un gruppo di gente che sceglie di frequentare, potrebbe parlarmi di un segno di acqua come cancro, pesci, scorpione. Sì, ma ci sono anche diverse energie, la giustizia è uscita già quasi 3 volte perché era anche sotto questo mazzo in realtà. Quindi anche ci sono anche, potrebbe essere un segno d'aria o un segno d'acqua o qualcuno che ha l'ascendente in questi segni. Il 9 di coppe è bellissima, vuol dire che vi sentirete finalmente felici e con il cuore pieno di gioia, qualcosa che vi riempie, non qualcosa che vi svuota, come qui, vedete, non qualcosa di distruttivo, di logorante, ma qualcosa veramente che vi riempie il cuore, non che vi porta via energie. E questa è una cosa davvero importante. Sì. Vediamo l'oracolo delle porte, che porta deve aprire a giugno il leone. Faccio un messaggio per voi. Che porta deve aprire a giugno il leone? Wow, che bella! Dice nomade. Quindi vi consiglia di fare un bel viaggio, secondo me. Dice i ricercatori nomadi cercano nel profondo per poter fare questi salti di fede. Quindi dice, fai questo salto di fede ora, non tirarti indietro e non ti nascondere. Quindi di avere fiducia e di andare avanti nel tuo viaggio, con il coraggio che hanno i nomadi, quindi di non smettere di camminare, di andare avanti finché non trovi il posto giusto per te. E il posto giusto è dove sta il cuore ed è in arrivo. Leone, insieme al sole, ti dice che Grintara che avevi una suprema protezione questo mese, di non essere chiuso, non aver paura, quindi esci da questo nido che ti sei costruito e apriti alla comunicazione aperta e sincera, non rimuginare troppo, perché il fato, il destino ha qualcosa di meraviglioso in serbo per te. Ricordiamoci che anche l'asso di oro è un'opportunità d'oro da cogliere, giusta. E questa porta ti sta aspettando, una porta verde. Wow! Sì, e adesso vediamo anche un altro oracolo, ma prima vediamo così poi come risuona con il tutto. Volevo leggervi il messaggio del pensatore. Eccolo qua. Allora, il pensatore, i messaggi essenziali parla di strategia, di essere logico e analitico, proprio come l'energia che era uscita all'inizio del re di spade. Il messaggio dell'oracolo dice l'abilità di ragione e strategia sono il focus su cui, insomma, focalizzare l'attenzione adesso. Dice che i tuoi calcoli ti proveranno che sono giusti. In questo momento non ci sono altri significati più profondi di ciò che già è ovvio. Le cose sono esattamente come sembrano. Hai tutta l'informazione di cui hai bisogno. Semplificati la vita e vincerai questo gioco che stai facendo adesso. Riferito alle relazioni, invece, ti dice l'amore non è logico, ma quando scegli un partner è bene avere cose in comune a parte il desiderio. Quindi ti parla di un'unione appunto non solo sessuale, carnale, ma dove c'è anche insomma spiritualità, cose in comune, cose da condividere, gli stessi valori. Questo è il momento di valutare i pro e i contro di questa relazione. Se c'è abbastanza terreno comune, vai pure avanti, se no non c'è più niente da fare, non forzare le cose, incredibile. Questa ti dà la conferma.
Non forzare le cose e non è il tempo, non è il momento di perdere tempo in fantasie. Perché in questo caso, dice, c'è poco da rimuginare, i fatti sono fatti, quindi non pensare alle parole, pensa a ciò che è accaduto. Messaggio di prosperità, ti dice di essere strategico, di usare azioni calcolate. È importante per te sederti e pianificare una strategia. Scrivi attentamente i passi che dovrai seguire per la tua, per rivendicare, insomma, questa vita prosperosa. Alcuni di voi stanno soffrendo questa analisi paralisi, diciamo, perché il pensare troppo, logicamente non ti servirà in questo momento, perché potresti appunto pensare troppo e stare bloccato senza agire. Quindi dice, lascia riposare la tua mente, lasciala in pace, fai qualcosa di creativo, fai sport, fai meditazione, esci, divertiti con quei 3 di coppe che abbiamo visto prima e finalmente ti arriverà questo, questo momento lampadina in cui ti si accende senza forzare le cose e saprai esattamente cosa fare con chiarezza. Wow! Sì. L'abbiamo vista un po' in tutta la lettura, questa energia di giustizia, chiarezza, di questo pensatore che rimugina un po' troppo, Ma la chiarezza arriva, Leone, così come arrivano nuove opportunità, sole, amicizie, prosperità, abbondanza. Decisamente sì. Vediamo il messaggio. Che messaggio tiriamo da questo oracolo? Che messaggio? Che carino, un topolino, fantastico. Tiny triumph, vuol dire piccoli trionfi, guardate, è la carta numero 21. Vedete, qua c'è, è come un corvo con il cilindro che è piccolo piccolo e un topo che è gigantesco ed è vestito da Arlecchino. Cosa vuol dire? È come un'immagine surrealista. Di avere fiducia che tutto può cambiare, e di gioire delle piccole cose che ci sono nella tua vita, che il piccolo può diventare grande e che il grande può invece diventare una minuzia. I corvi poi rappresentano i pensieri negativi, ricordiamocelo, o di valorizzare anche le piccole, cose. Tutto dipende anche dal livello di energia che abbiamo in un determinato momento. Se siamo stanchi, facciamo quel poco che possiamo fare, non è che dobbiamo fare per forza le cose alla perfezione. Quando avremo recuperato le nostre forze, quando saremo più energici, lo faremo in modo diverso. Ma l'importante è non stare paralizzati nell'inazione per paura del fallimento, per paura di non essere perfetti. È meglio fare poco, bene, ma fare. Questo è il consiglio di questa carta e voglio leggerti comunque il suo messaggio. Tiny Triumphs. Ti dice, sì, attitudine, comportamento, il potere della perseveranza. Dice che la situazione è invertita, il predatore è piccolo e la preda è grande. Questa carta ti incita a credere in te stesso. Non pensare che sei troppo piccolo o fuori luogo in una determinata situazione, perché la grandezza non è la grandezza esterna o diciamo le apparenze quelle che contano. Pensa al passato, a quando ti sei sentito davvero bene, quando hai realizzato qualcosa di importante. Non mollare la presa ora. Con pazienza e duro lavoro, alla fine tu trionferai. Yeah, esattamente. Come diceva la nostra cara Stella. E ora vediamoci il messaggio in breve, brevissimo, della tua Tara Verde. Questi sono i tuoi preziosi alleati, carissimo Leone. Allora, Tara Verde ti dice che sei in salvo, sei a salvo, la protezione è intorno a te. Il peggio te lo lasci dietro le spalle, è passato. Sei pronto per muoverti in avanti e per affrontare nuove sfide. Le corde sono già state tagliate tra te e il tuo passato ed è il momento di sentirti energeticamente pulito e più cosciente, più consapevole. Non avere paura, non si ripeteranno le esperienze del passato, che ce l'ha detto anche l'esperienza. La torre, il caos, il conflitto, la distruzione è stata un'esperienza di cui tu hai fatto tesoro. Quindi non aver paura e vai avanti. Ti dice che Tara Verde
È come se avesse creato questo scudo magnetico di amore e accettazione intorno a te. È qui per dirti che non c'è più bisogno di usare uno scudo in questo momento o di costruire muri intorno al tuo cuore. Per te è fondamentale avere fiducia in te stesso ed in quello che è e sarà la tua vita. Wow! E vediamo il messaggio del tuo divino maschile Mercurio. Sì, allora Mercurio, come vi ho detto all'inizio, è il dio romano dei messaggi, della comunicazione e nella mitologia greca era chiamato Hermes, che ha le ali ai piedi. Quindi dice: apri tutti i livelli di comunicazione ora, perché messaggi importanti, informazioni e intuizioni verranno condivise con te in questo momento. Potresti magari avere notizie di un vecchio amico, di un membro della famiglia o avere un'opportunità di capire finalmente una situazione passata in amore, in cui appunto le cose non erano chiare. Potresti chiarire la situazione e magari se non sei stato prima capito bene o sono state mal interpretate le tue parole, hai il momento di chiarire in questo momento. Tira fuori dal petto le cose che ti pesano e parla appunto dal tuo cuore con sincerità, perché sarai ascoltato e sappi anche tu ascoltare, eh? La comunicazione avviene in entrambi, non ascoltare solo per ribadire. Ascolta, guarda l'altro, cosa ha, cosa vuole comunicarti, anche i messaggi del corpo, non solo le parole, i messaggi tra le linee. Sì, Mercurio è qui per aiutarti ad ascoltare chiaramente e ad essere ascoltato. Leone, fantastico, che meraviglia, sono davvero contenta per te. Qui da Mandala Tarot la stella per oggi è tutto. Spero che ti sia piaciuta questa lettura, che tu abbia risonato con i messaggi. Ricordati sempre che è generale. Se non hai risuonato del tutto, puoi sempre andare a vedere il tuo ascendente. E da Mandala Tarot la stella oggi è tutto. Io vi mando un bacione grandissimo, carissimi Leone, e ci vediamo presto con i bonus e le letture dell'amore. Ciao Leone, a presto!